Sabato scorso, 16 novembre, presso il centro Avis di Agropoli in via Cannetiello, si è svolto l'evento Ascolta il tuo udito, organizzato dal Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Durante la mattinata, numerosi partecipanti hanno potuto usufruire di screening gratuiti per l'udito, grazie alla professionalità e alla disponibilità del dottor Giancarlo Iannece, otorino, e del dottor Mario Fraschettone, audioprotesista. Un sentito ringraziamento ai medici per il loro impegno e attenzione verso la salute della comunità, hanno fatto sapere dell'associazione. Il Lions Club Agropoli Faro del Cilento si conferma in prima linea per la salute della comunità, grazie all'Avis di Agropoli per la disponibilità della struttura. Noi di Rete 7 eravamo presenti all'iniziativa, ascoltiamo le interviste raccolte. Una tematica veramente di fondamentale importanza, sia a livello salutare, appunto perché è data questa possibilità di approfondire quindi il tema dell'udito, ma anche e soprattutto diciamo, per la possibilità che viene data a cittadini agropolesi e non solo, devo dire, che hanno aderito a questa iniziativa odierna di recarsi appunto presso la sede dell'Avis dove ci troviamo qui ad Agropoli e sottoporsi attraverso dei professionisti a questa tipologia di visita. Devo dire con orgoglio, diciamo, l'ennesima organizzata dal nostro club che risulta essere sempre molto attivo sia sul tema salutare ma appunto anche benefico come dicevo prima. Questo è diciamo, tra i primi eventi organizzati per questa nuova annata, ma il nostro club si è distinto anche negli anni scorsi. In particolare, posso fare riferimento all'anno 23, in cui, 23 e inizio 24, in cui si sono susseguiti una serie di iniziative similari a questa di oggi, quindi screening sempre riguardanti il tema salute, ma anche altri eventi di tipo culturale e con illustri ospiti anche che ci hanno dato l'onore di essere presenti presso diciamo le sedi che hanno appunto ospitato questa tipologia di eventi come le scuole ad esempio o altre sedi e con orgoglio appunto diciamo che il nostro club non ha perso questa abitudine ad essere attivo. Tra l'altro oggi siamo contemporaneamente su più fronti. Io sono qui a sostituire la nostra presidente Sara Anna Chiara Spinelli, ma lei contemporaneamente si trova a Battipaglia per un evento legato al tema disabilità. Oggi siamo qui con il Lions Club Faro del Cilento di Agropoli presso la sede dell'Avis per sensibilizzare il territorio per quanto concerne la salute dell'udito, che troppo spesso viene trascurato e quindi insomma si interviene sull'udito solo quando il problema è diventato evidente. Quindi oggi siamo qui insomma per fare questa giornata di screening gratuito che ha l'obiettivo di intercettare quanto più precocemente possibile eventuali disturbi uditivi e per intervenire quindi altrettanto in maniera precoce evitando che ci siano delle interferenze su quella che è la qualità della vita delle persone. Io sono molto contento di partecipare a questa giornata organizzata dai Lions Club di Agropoli e stiamo prestando un servizio sul territorio, stiamo visitando tante persone che semmai non controllavano l'udito da molto tempo, alcuni da 7, 8, 10 anni, per cui stiamo sensibilizzando la popolazione a fare un controllo anche per prevenire eventuali complicanze future. E abbiamo un buon riscontro. E abbiamo visitato tante persone. È una giornata molto importante per la prevenzione, per dare informazioni, per spiegare alle persone un pochettino il mondo dell'udito. Sono iniziative che dovrebbero essere fatte molto più spesso. Ecco, l'importanza anche per la comunità, no? Accedere, insomma, a questi servizi, a titolo gratuito, insomma, è qualcosa di veramente rilevante. Infatti, come dicevo prima, sono iniziative che dovrebbero essere svolte in maniera più frequente proprio per dare modo alle persone di fare prevenzione, di capire un pochettino anche il loro stato uditivo e clinico, in che condizioni sono. La prevenzione fa sempre bene a qualsiasi grado.